Buongiorno! Buongiorno, cazzo! Ma perché? Perché vanno a fanculo! Sì, 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 è venerdì! Sì, 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 è venerdì! Sì, 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 è venerdì! Sì, 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 è venerdì! 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 Sì, 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 sì. Venerdì, 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 venerdì. Oh! Adesso da te ti fa vedere una cosa che mi hanno detto ieri sera. I preti stavano a dire. Se secondo me si dimette. Guarda, guarda, ecco. Grazie. Anche dei preti sono andati a rompirla. Va via. Ma perché? Guarda, bravo, ma no, allora è bravo come il Papa, levate che il Papa Sedimette. Non si dimette. Dammi retta. No. Se dimette. Vai via. Se dimette. Vai via. Se dimette, guarda di qui. Aspetta che se dimette. Ti do il bastone della testa, smettela. Se dimette. Non è vero. Dai, è vero. Tu è bravo. Dai, la sta smettila, dai. Smettela. Ah. Dammi retta. Vai via. Che ha bestemmiato mentre stava. Me l'hanno confermato, ha detto un bestemmione. È vero. Perché gli ha mangiato il 3 a briscola. Dai retta. Ma che mi hai detto quando sono andato via del portafoglio? Non te lo perdere. Guardate che mi è successo. È caduto il portafoglio con i soldi dentro, tutto dentro. L'ha visto l'ambulante, mi ha fischiato, corri, è caduto il portafoglio. E quindi vorrei sdebitarmi perché è stato veramente super gentile. Amico mio, questo è per te. La colazione. Tranquillo. Vai, la pizza, acqua. Grazie Coca-Cola, mille. Tieni. No. Sì. No. Grazie mille. No, niente, non amico. Dai, grazie. Niente, sei stato gentilissimo. Niente. Sei onesto. Grazie. Do di più. Se siete a Sant'Elpidio andate da lui. Un ragazzo fantastico, veramente. Sta davanti al camping Valentina. Andate lì e dite, mi ha mandato Carletto e comprategli qualcosa. Che grande che è stato. Veramente carino. Tutto questo per dirvi, se potete fare del bene, fatelo, raga. Perché vi ritorna tutto. Nella vita è così, quindi io nel mio piccolo chiaramente non è che posso strafare. Pigia il 35 litri su, senza pigia il 35. Ma qualcuno te l'ha sostituito il televisore, ma devi pigiare dal 30 tiffi su e in giù. E 500. Ma via, cammina! Retta, dal 30 pinti in su. 35.032. Questo non è normale. Hai capito? Almeno c'è un nipote che ti vuole bene. No, c'è un nipote che non è normale. Basta, sì. Capito, dal 30 pinti in su. Vabbè, passando dal cincilla. Forza che te ne vedi. Fammi toccare il cincilla. Ma è dei coglioni. Fammi toccare il cincilla. C'è mi prete ieri sera. Perché mi prete? Ma... Fermi che si sta a truccare. Mettila anche un po' di qui. Mannaggia Cristo. È possibile questo? Metti la crema un po'. Ogni volta che ti viene vicino di fare i dispetti. Sta al trucco. Poi la mattina ti svegli, vedi questo. L'alba. Sì, ma io vado a dormire, c'è una briscola. Ci vediamo tra 12:30. Giornata di fuoco, un'altra partita a padel, da uomo non c'era la fascetta. Eccolo. Sempre caldo. So peggio? Delle donne. Ecco, che cozzalone in miniatura è pronto. Una brutta notizia, mi tocca stare in squadra con te. Cioè, ste cose non me le devi dire, devo forse arrivare al campo e forse vinci oggi loro. Forse vinci. No, gli altri sono forti, so chi so. Non ho perso mai contro questi due, quindi non fammi perdere. Vabbè. Arrivo al centro padel e dice, io con loro non ci ho mai perso. Lui non ha dormito stanotte, ci hanno fatto un culo a Maronna 6-0, 6-0. E lui ha sbagliato 46 palline. Confermo. È vero? Come ha giocato? Io sto a morire.
Sono tornato da te, sei contento? Che hai mangiato? Che hai mangiato questo pulcino pocciò? Ho mangiato il spaghetti allo scoi, fermati Dio! Aspetta che passo la parola. Mariano, chi sono? Venerdì gusto, no, amen. Ma fanculo no, no. Ah! Come scazzotta. Cassius Clay. Non mi ha dato tanta soddisfazione. Ma questo sì. Questo proprio sì. Un po' sente l'odore, no? Ma io l'ho mangiato adesso. Sente l'odore? L'ho mangiato adesso. Nauru, senti l'odore. Ho sentito anche il sapore, che me l'ho mangiato. Dal mio nonno. Questo ti regalo. Fermati! Ti regalo una conchita. No, no! Mari, che fa? Sono due terre. Fa! 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 Guarda. Oh, Rosario, che dopo se no mi si fa tardi, non è il fondo, invece il fondo è dopo va la spiaggia. Ah, proprio top. Ave Maria piena di grappa. Signora in cantina, più ubriaco di prima. Va via che più da. E mi fa arrabbiare, va via. Piena di grappa. Va via che c'è la gente. Signora in cantina. Va via! Più ubriaco di prima. Va via, tanto che viene addosso quello, vedrà che fine che sei. No! Che tipida spiaggia. Stanno a guardare i sassi, eh? I sassi. Oh no? Mazza che sottopalla che c'è al mare. Guarda quasi come questo. È davvero? No, non c'è un pallo. No. Non sento una buca. Pensa il camionista. Vedi come rimangono fermi? Negli anni 60 con tre macchine che circolavano. Chi circolava e chi. Le strade erano un po' brutte, ma. È il gioco del sassolino. Le autostrade in c'erano. È il gioco del sassolino. Belli capelli. È il gioco del sassolino. Aia, ma che fai? Smettila. Perché? Benevo. No, le minacce no. No, le minacce no. No, 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 le minacce no, dai, le minacce no. Tu provo a tirare le minacce. No, le minacce no, dai, le minacce no. Beh, che scultura è? Questa è la Sfinge? È una scultura di un grande maestro dell'arte, è di Michelangelo. Sì? Sì, sì. Prima stava ai Musei Vaticani. Stava ai Musei Vaticani? Poi l'hanno trasferito sì. Ai Musei Vaticani qui alla Sfinge. Ma poi c'è anche la sorpresa, vero? Sì, c'è anche la sorbetteria di Ranieri. Gelati. Calzo no. No, poi no, c'è no. Il sasso no. Se fa male pure. Se fa male pure, almeno i sandali. Almeno i sandaletti. Sandaletti, no. I sandali con che il cinturino dove la stato i sandali? Lui, sandali, ma il cinturino di che? Quel cinturino. Il cinturino del sandalo com'è? Che cazzo ne so io com'è? Com'è, di pelle? Le pelle di che? Le pelle di palle. Le pelle di che? Ma che cazzo ne so io che... Marchese del coccodrillo, anche il tè, alle 5, come gli inglesi, rigorosamente, No, che io non so marchese. Tu chi sei? Io so Conte. Ciao, amico mio, ciao. Ciao, Mosca. Ma che sei scemo, Mosche? E tu sta bene che rimani. Ciao, amico mio. Sì, porta l'ombrello perché piove. Ma è caldo questo. Mannaggia. Ultima benedizione, no, ultima, no. Ultima benedizione. Benedicus vobis in potentis Deus peccatoribus bestemmiorum. Amen. Sera, dove vi porto? Senta tassista, ci porti alla stazione Tiburtina di Roma. Sì, va bene. Grazie. Verso Bastia Umbra vi porto sì, però io. Dopo c'è un altro mio Bastia collega. Umbra, sì, va bene. Bravo. Sì. Come procede il viaggio, ragazzi? Benissimo. Sì. Abbiamo anche cambiato autista perché è venuto il Conte in soccorso. Il nostro viaggio continuerà, cioè noi andiamo a Bastia, poi stasera saremo a San Benedetto, cioè è tipo una tournée ormai, vero? Sì. Sempre in tournée. Sempre in tournée, mai fermarsi, mai.
ferma mai, sempre. Macinavo, 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 macinavo. Bastia. Arrivati, questa è la giacca. Tu. Scaricati i pargoli. Questa è la mia giacca. Eccoli, via. Vale. Dopo non c'è altro. Oh, e allora, grazie. Ci vediamo presto. Alla fine. Guardate dove siamo arrivati. Cosa ti aspetterà di me? Cazzo ridi. Com'è sto vino? Sa di vino? Questo è uno dei miei preferiti, Nelle langhe. Guardate che lavoro, che mi tocca vedere. Cioè, raga, ma il prosciutto si mangia con le mani. Cioè. Alla Umbrisch. Il galateo. C'è un altro sapore così.